Sicuramente le storie che mi sono più divertito a scrivere sono quelle per l'Intrepido. Stiamo parlando degli anni 90, era molto divertente perché tu ogni mattina potevi pensare a una storia, proporla, scriverla, poi cercarti il disegnatore, spesso Massimo Rotondo, Paolo Morales, Giancarlo Caracuzzo, Maurizio Di Vincenzo, insomma poter lavorare con gli amici su delle storie che sicuramente ti piacevano. E poi puoi mettere, per una di queste con Mauro Laurenti siamo anche stati processati, per cui il massimo è il divertimento e della soddisfazione. Beh, un personaggio che mi piacerebbe scrivere è Corto Maltese, ma come dire, è un sogno e va bene quello che ha fatto Pratt, molto meglio di quanto potrei mai farlo io. Il suggerimento da dare a un aspirante fumettista, se si tratta di un disegnatore, guardare molto i fumetti del passato, ma anche per uno sceneggiatore guardare i fumetti, guardare i film, leggere i libri, uscire la sera, fidanzarsi, tradire ed essere traditi, vivere.